Verifichiamo il messaggio, mi scuserà il collega, mi scuserà l'avvocato. Noi ormai siamo a 2 settimane dal voto, il 4 dicembre si avvicina, ci siamo quasi, sono gli ultimi 15 giorni di campagna referendaria, di una campagna referendaria che è decisiva. Voi sapete benissimo che il referendum del 4 di dicembre è un referendum determinante. La scelta finale sulla riforma costituzionale spetta a voi, cioè spetta a tutti noi come cittadini italiani. Il lavoro che ha fatto il Parlamento, qui ci sono i parlamentari del territorio, Sebastiano ha parlato prima, i parlamentari, il governo hanno lavorato per 2 anni a questa riforma costituzionale, ma la scelta finale spetta ai cittadini. Qui non c'è dubbio su quali siano gli effetti di questo referendum. Con il sì la riforma diventa realtà e tutte le cose di cui ci hanno parlato, parleremo insieme, diventeranno realtà. Con il no le cose restano come sono. Questa è la scelta che dovremo fare il 4 di dicembre. E la scelta il 4 di dicembre si basa su un quesito. È vero, io parlo sempre del quesito, perché secondo me è quello il punto, quello che ci troveremo nella cabina elettorale il 4 di dicembre, perché su quello siamo chiamati a votare, su quello siamo chiamati a decidere. Quanti di voi hanno avuto modo di leggere il quesito, di vedere la scheda che troveremo il 4 dicembre nella cabina elettorale? Ernesto, Stefania, se non alzate la mano nemmeno voi, non l'avete letto nemmeno voi, si fa brutta figura, eh? Quindi qualcuno per favore alzi la mano, qualcuno ha letto il quesito arrivato a 2 settimane. Oh, qualcuno l'ha già letto, bene. Però mancano ancora 2 settimane e magari qualcuno ancora non ha avuto tempo di leggerlo. Allora ci portiamo avanti con il lavoro, così non arriviamo impreparati il 4 dicembre e non creiamo le file al seggio. Cosa c'è scritto in questo quesito? Nel quesito non ci sono simboli di partito e non ci sono nomi. Non si vota per il Presidente del Consiglio, non si vota per me, non si vota per i parlamentari, non si vota per il Partito Democratico né per nessun altro partito che ha sostenuto queste riforme. C'è una domanda a cui si risponde con un sì o con un no. Allora, cosa chiede questa domanda? Che è talmente chiara che qualcuno ha fatto polemica perché si capiva troppo bene cosa c'era scritto in questo quesito. La domanda chiede: volete voi confermare quello che ha fatto il Parlamento e quindi volete voi approvare 1. Il superamento del bicameralismo paritario. E che cos'è questo bicameralismo paritario di cui sentiamo parlare ormai da tante settimane? È semplicemente il meccanismo che oggi esiste, che prevede la nostra Costituzione, ci è stato spiegato bene perché è stato inserito, quali sono state le ragioni storiche, politiche per cui è stato inserito nella nostra Costituzione, ma che è il meccanismo che noi ci troviamo dal 1948 e che prevede che Camera e Senato facciano la stessa identica cosa, abbiano gli stessi poteri, abbiano le stesse funzioni. Quindi abbiamo 630 deputati alla Camera e 315 senatori che fanno la stessa identica cosa. Quindi per approvare una legge, una qualsiasi legge, occorre che Camera e Senato si mettano d'accordo sullo stesso testo, fino alle virgole. Allora come funziona? Funziona che magari il governo ha una proposta di legge e la invia alla Camera perché la discuta. La Camera la discute, la approva, magari la cambia anche un po' rispetto alla proposta iniziale del governo e ci può mettere 3 mesi, ma ci può mettere anche 3 anni, perché non c'è un limite di tempo. Quando ha finito il suo lavoro, la Camera manda questa legge al Senato, che ricomincia da capo e può decidere di ricambiarla perché magari non è d'accordo con la Camera. Magari i senatori dicono: sì, d'accordo, state per chiudere il Senato, ma nel frattempo noi vogliamo dire la nostra, quindi la ricambiamo. E la approvano, ci possono mettere 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, anche lì non c'è un limite di tempo. E la rimandano alla Camera, che a sua volta la può ricambiare, la può rimodificare e rimandare al Senato, che la può ricambiare e rimodificare, la può rimandare alla Camera, che la può rimodificare e ricambiare e la può rimandare al Senato. Non c'è un limite di tempo e non c'è un punto in cui per Costituzione si dice stop, ora si decide. Se non si trova l'accordo, se non c'è la congiuntura astrale per cui si trova l'accordo sullo stesso testo, possono passare 5 anni, finire la legislatura, tornare a votare senza che quella legge sia stata approvata.
questo meccanismo cosa comporta? Comporta che non hai tempi certi per l'approvazione della legge e che spesso hai tempi lunghissimi, mesi se non anni. Ma la legge è lo strumento attraverso cui noi possiamo dare risposte.